Bene, un ciao a tutti. Una piccola dichiarazione di poetica, chiamiamola così senza l'intenzione di usare un termine presuntuoso, ma una proposizione di quello che uno intende realizzare facendo quello che fa. E nel mio caso l'intento è quello di narrare, di raccontare storie, in particolare di leggervele più che non di inventarle, di raccontare storie di autori importanti, storie lette per lo più integralmente, a volte anche storie che vengono proposte da gente che scrive, insomma, che magari mi chiede di leggere un proprio racconto, una propria storia, cosa che faccio di solito volentieri, purché si tratti di una cosa abbastanza breve. Allora, raccontare storie significa entrare in un mondo. E qual è il ruolo che uno ha leggendo, che io mi propongo in particolare di avere, perché magari non tutti la pensano in un stesso modo, non tutti hanno una stessa visione della narrazione e non tutti si aspettano la stessa cosa da un narratore, di qui anche certe incomprensioni, certi equivoci, certe aspettative non realizzate. E cosa si può aspettare da uno come me, per esempio, no? Per sapere questo bisogna capire cosa io mi propongo di fare, quali sono i limiti che mi riconosco, perché dopo 10 anni basta darmi consigli, ho un'età in cui non si cresce più. A un ragazzino potete dire quello che volete, magari mandarlo a scuola, eccetera, ma a 71 anni compiuti è difficile, no? Ritornare a scuola. Si fa quello che si è imparato a fare, quello che si pensa di saper fare. Come lo si verifica? Lo si verifica vedendo, proponendolo e vedendo l'accettazione che questo ha. Se questo viene accettato, riconosciuto, si va avanti, si prende energia, si prende tono. Se questo non viene riconosciuto, allora ci si ferma, si dice meglio che sto fermo. E quali sono gli strumenti? No, la televisione ha degli strumenti, ha l'indice di ascolto, ha queste cose qua. Se una trasmissione funziona, un buon indice di ascolto, cresce nelle sue aumenta gli spettatori, vuol dire che funziona, anche se è una cavolata in se stessa la trasmissione, però va avanti perché ha una funzione e la funzione magari è quella di divertire, di distrarre una serie di spettatori che possono non essere interessati ad altri contenuti magari più prestigiosi. Come la vedo io? Io vedo il mio compito, diciamo, come quello di una chiave. Immaginiamo una stanza, la stanza di un museo, ricca di quadri, ricca di bellissime opere, non sempre magari immediatamente fruibili da tutti, e che quindi se c'è una guida magari a spiegare queste opere, a illustrarle, a farle capire, meglio, nel senso che più persone riescono ad arrivare a queste opere. È chiaro che se tra queste opere ci sono anche delle opere contemporanee, mettiamo dei quadri di Fontana, di Rozco, di Burri, che so io, forse queste opere sono anche più difficili da cogliere. Molti di questi spettatori diranno: ma che questa roba cos'è? Arte questa? Ma la sapevo fare anch'io, ma che cazzata! Perché? Perché evidentemente non sanno cosa c'è alle spalle, non conoscono tutto l'andamento della storia dell'arte, non conoscono dove l'arte è arrivata, cosa si propone l'arte contemporanea di diverso da quella che è stata l'arte rinascimentale o l'arte barocca o l'arte dell'Ottocento. Quindi la cosa presuppone anche una certa conoscenza, a volte la guida è anche capace di spiegare, di far capire queste differenze. Alcuni non vorranno mai capirle perché ci sono anche dei pregiudizi, perché si rimane anche fissi nelle proprie convinzioni, nella propria visione del mondo. Allora, io mi propongo come una chiave. Cosa vuol dire? Vuol dire che per entrare in questa stanza, che è chiusa a chiave perché contiene dei segreti preziosi, questa chiave deve saper aprire
la porta intanto di questa stanza. E poi all'interno di questa stanza deve esserci una guida, possibilmente. Si possono lasciare anche gli spettatori andare per conto loro. Ma se c'è una guida che illustra caso per caso, che fa vedere e che spiega questi quadri, è meglio, forse più persone riescono a comprendere e quindi a godere di quello che vedono all'interno di questa meravigliosa stanza che contiene i tesori, insomma, della cultura di un'epoca o anche di più epoche, i tesori della cultura, dell'umanità, come possono essere le opere letterarie. Avete capito che sto parlando per metafora, e quindi sto usando una metafora. Allora, l'interprete, cos'è l'interprete? È una chiave. La chiave non è, come dire, valutabile per se stessa. La chiave può essere più o meno bella, insomma. Adesso magari fanno anche delle chiavi che esteticamente tendono a essere più belle, magari più colorate, ma cos'è l'importante di una chiave? L'importante di una chiave è che apra questa porta, che sappia fare in modo che più persone, aprendo questa porta, possano arrivare a contatto con questa è la lavatrice del vicino. Più persone, aprendo questa porta, possono entrare in questa stanza. Allora, diciamo che la chiave ha un'importanza relativa. Quello che serve della chiave è che possa fare arrivare, che sia uno strumento per aprire quella porta, che possa far sì che si possa poi godere delle opere d'arte. E questo è il primo punto, insomma, di un interprete. Non occorre che l'interprete richiami l'attenzione su di sé. Noi non siamo interessati alla chiave, siamo interessati a godere delle opere, dei tesori che ci sono in questa stanza. Ma l'interprete deve farsi entrare in questa stanza. Allora valutiamo l'interprete se è in grado, come una chiave, di aprire questa porta. Quanto bisogna faticare, quanto bisogna lavorare su questa chiave perché apra questa porta, se non la apre per niente, oppure se è capace di farsi entrare in quella stanza, in quel mondo. E il passo successivo è che possiamo godere di quel mondo. Siamo in grado di godere di questo mondo da soli, lo capiamo, e soprattutto ci lasciamo cogliere dalla prima impressione. Spesso ci capiterà di escludere, di tagliare fuori. Vediamo delle opere di Rothko, di Tancredi, di Pollock, che so io, di Magritte, e diremo: ma che schifo, no, non ci siamo. Allora c'è anche il ruolo di una guida, di qualcuno che ci possa spiegare come distinguiamo una buona guida, insomma, che ci faccia entrare. Intanto dal fatto che questa guida non lo faccia così per un mestiere in maniera distaccata, che tutto sommato abbia imparato a scuola due parole per descrivere Pollock, Fontana, non so, Picasso, chi volete, insomma, o Monet, Manet, e poi ci dica queste due hacche così, tanto perché per accontentarsi. Quindi sostanzialmente rimaniamo noi soli di fronte all'opera d'arte, magari con qualche elemento informativo in più, ma senza qualcosa che ci faccia entrare in quel mondo. E allora anche questo può essere il ruolo di un interprete. Dopo aver aperto questa porta, quindi dopo essere stata la chiave per aprire questa porta, è anche quello di potersi fare da guida all'interno di queste opere. Cioè, nel momento in cui, per esempio, il narratore legge queste opere, deve essere in grado di entrare in queste opere, quindi di trasmettersi qualcosa, uno di suo, quindi la sua visione di queste opere, perché questo in qualche modo ci influenza, agisce su di noi. Se il narratore ama queste opere, sarà capace di trasmettere anche su di noi la sua emozione, il suo amore per quelle opere. L'amore, la capacità di entrare in queste opere, tenendo conto che poi il soggetto principale di tutto è l'opera. La guida,
sarà tale, sarà tanto più brava quanto più è capace di farci godere l'opera, tanto più quest'opera risuona dentro di noi attraverso la spiegazione, attraverso l'illustrazione che ne fa il narratore, l'interpretazione che ne dà il narratore, che sarà anche diversa da narratore a narratore. Tanti narratori potranno usare strumenti, argomenti diversi per trasmetterci il loro amore. D'altronde la voce del narratore sarà sempre uguale da opera ad opera. Insomma, non ci aspettiamo che il narratore, quando ci spiega un'opera, cambi completamente il suo tono di voce. Lo stile del narratore sarà quello, sarà il suo. Qualsiasi narratore, qualsiasi interprete, qualsiasi musicista, lo riconosciamo anche dallo stile che ha, no? Glenn Gould lo riconosciamo, basta che sentiamo un brano qualsiasi, insomma, che suoni Beethoven o che suoni Bach, diciamo questo è Glenn Gould, perché il tocco è quello, Michelangeli è lo stesso, Sokolov è la stessa cosa, tanto per parlare dei pianisti, ma potremmo spostare la cosa nei violinisti, ma anche negli architetti, ma anche nei pittori, insomma, no? Cioè, quando vediamo un quadro di Monet, diciamo quello è Monet, anche se non sappiamo, non abbiamo informazioni che sia stato lui a farlo, ma il suo stile, la sua pennellata, il suo tocco, i colori che usa, sono quelli suoi. Non possiamo aspettarci che Monet cambi registro, cambi a volte, anzi, allo stesso soggetto e con lo stesso stile cambia i colori, le sfumature, però è Monet, lo vediamo. E quindi anche chi ci narra, chi ci legge un libro, chi presta la sua voce per un'opera, ha il suo stile di narrazione. Poi la sua bravura è anche di adattarlo allo stile del racconto, questo stile che è unico e che quindi qualcuno lo giudicherà monotono, ma è quello stile di quel narratore che ha quel modo di parlare, di porgere la voce, di articolare le frasi, quello è il suo modo. Poi è chiaro che più sa penetrare in un libro, più saprà anche dare delle sfumature diverse, ma spesso le sfumature, quelle che distinguono la narrazione di un libro rispetto alla narrazione di un altro, come entra nel contenuto di un libro rispetto a un altro, sono delle sfumature piccole, perché altrimenti si entra in un certo tipo di retorica che tende, come spesso fanno gli interpreti, a concentrare l'attenzione su di sé, non sull'opera. Quindi perché l'attenzione sia concentrata sull'opera è necessario che il narratore faccia un passo indietro, sia il più parco possibile di esibizione rispetto all'opera, cioè che dia il primo posto a quello che vuol far vedere, a quello che vuol mettere in evidenza, e si ritiri il più possibile, riservandosi quel compito di mettere in evidenza il più possibile invece le sfumature di quell'opera, quelle cose che la rendono particolare, degna, che la rendono capace di emozionare. Ecco, questo è un po' il compito, secondo me, del narratore. Allora, il narratore è capace di farci entrare nell'opera, è capace di trattenersi in quell'opera una volta che ha cominciato la sua narrazione. Prendiamo un libro come può essere, non so, I Miserabili, no? Sono 60 ore di narrazione. È capace di tenersi per 60 ore attaccati ai Miserabili, a quest'opera? Dico I Miserabili perché ieri uno proprio mi ha mandato un messaggio che è arrivato alla fine, era tutto contento. È capace il narratore? Se è capace di fare questo, beh, insomma, è già una buona cosa. Perché un conto è tenere in una poesia che dura 3 minuti e condirla con tutta una serie di cose che magari con quella poesia non c'entrano niente, no? Con una musica che affascina ma che non c'entra con quella poesia, con delle immagini suggestive ma che non c'entrano con quella poesia, sono un qualcosa di aggiunto. Un conto è di aggredire nudo e crudo il testo com'è e di renderlo interessante perché
riusciamo a mettere in evidenza ogni singola parola. E questo, bene o male, è quello che io mi propongo, è quello di togliere il più possibile gli orpelli da qualsiasi cosa, da quello che leggo. Magari questo anche così, con l'esperienza, nel tempo. Togliere anche gli orpelli che riguardano proprio la caratterizzazione della voce, cioè l'aspetto tecnico della voce. Cioè una voce elaborata in studio è diversa da una voce che legge da casa con tutti i rumori che ci sono, come ho già detto, no? Però tengo questa voce, non mi interessa colorarla di effetti sonori particolari, tranne che un po' pulirla il più possibile dal rumore di fondo, che c'è molto dove registro io, e cercare di renderla più presente con un minimo di compressione. No, non faccio quello che mi propongo stando qui, è questo, di togliere il più possibile gli orpelli, al massimo una musichetta di introduzione, che spesso eseguo io per evitare anche problemi di copyright con la musica, e poi leggere il testo nudo e crudo com'è, senza particolari effetti nella voce. Adesso sto registrando un po' meglio perché ho acquisito un microfono e una scheda, ma fino a 2 anni fa registravo con un registratorino tascabile, e quindi c'era tanto rumore di fondo, portando via il rumore di fondo si alterava anche la voce, per cui sentirete la voce delle cose più vecchie, gracchiante, la sentirete adesso con un tono anche un po' metallico, perché quando si portano via certe frequenze per pulirla, poi cambia anche il tono della voce. Ma l'importante, e questo per fortuna lo leggo, insomma l'ho letto nei vostri commenti e questo mi fa piacere, è che poi una volta vinte le resistenze iniziali che ci sono rispetto a qualcosa che è abbastanza personale, che è abbastanza individuale, ma d'altronde lo stile è quello che ci caratterizza, no? Diciamo l'impronta individuale che mettiamo in quello che facciamo. I grandi interpreti o i grandi musicisti li riconosciamo subito perché hanno uno stile proprio. Insomma, Satie lo riconosciamo, sentiamo una musica e diciamo questo è Satie, Bach lo riconosciamo, Handel lo riconosciamo, questo è Handel. Perché? Perché hanno uno stile proprio. Poi le loro opere un po' si rassomigliano all'interno di quello stile, cioè riconosciamo tanti elementi che sono comuni alle varie opere, ma nello stesso tempo riconosciamo lo stile. Ecco, lo stile è qualcosa che quando si impone per la prima volta, spesso desta Stravinsky, quando il primo concerto, la prima volta che ha proposto la Sagra della Primavera, è stato fischiato, insomma, e così tanti altri, no? Quando si fa qualcosa di diverso che non è nelle corde del pubblico, viene, ma così succede in pittura, così succede in architettura, così succede nelle varie espressioni artistiche. L'importante dell'interprete non è tanto quello, secondo me, insomma, come la vedo io, non è tanto quello di imporsi attraverso una bella voce, attraverso, meglio se c'è anche la bella voce, ma qualcuno diceva che non ci sono voci belle in maniera assoluta, ci sono voci espressive. La voce è bella in quanto sa essere lo specchio dell'anima. Nella voce si riflette molto di quello che è l'anima di chi parla. E allora, se traspare nella voce qualcosa dell'anima di chi parla, anche la voce diventa bella. Altrimenti, se non traspare niente, se la voce è un qualcosa di freddo, magari è molto bella di per sé, ma è fredda, è lì, è statica, non ci mostra niente più del timbro di quella voce, allora anche una voce bella può risultare meno interessante, meno bella. È così come i volti, no? I volti bellissimi, perfettamente simmetrici, perfettamente ovali, perfettamente, spesso sono freddi, non ci dicono niente, certe irregolarità, certe sfumature dei visi, perfino le rughe a volte rendono più interessante, perché sono
la vita che è trascorsa all'interno di quel volto e quindi all'interno dell'anima che dà vita a quel volto. La bellezza dobbiamo anche saperla cercare e soprattutto non fermarsi alla prima impressione. La prima impressione spesso, questo è più valido ancora per l'arte, ci inganna. Perché cerchiamo nella prima impressione quello che già conosciamo e quindi cerchiamo la conferma di quello di quei canoni, di quei moduli, di quella retorica che ci invade continuamente attraverso la pubblicità, attraverso i film, attraverso tutte cose che sono di per sé accattivanti perché cercano di prendere le nostre emozioni più banali, più immediate e trasformarle in qualcosa di commerciale, da vendere. Se invece andiamo un po' oltre la prima impressione e cerchiamo di cogliere più dentro nelle cose, cioè restiamo in qualcosa che magari all'inizio ci disturba, non ci convince, ci sembra nuovo, ci sembra diverso, ci sembra aspro, acre da prendere, poi come molti di voi hanno scritto anche nei commenti, insomma, magari si riesce a entrare in un mondo e a quel mondo ci si affeziona, in quella sala famosa di museo si cerca di restare e si ha l'interesse poi a scavare sempre di più in quel quadro, insomma questo mi propongo. Va bene, vi auguro una buona giornata, un saluto, ciao.